Il deserto del Sonora, che si estende lungo il confine tra il Messico settentrionale e gli Stati Uniti, è un ambiente arido. Per fortuna però, almeno l'estate, piove. Gli animali che vivono qui devono essere altamente adattati all'ambiente per sopravvivere. Tra questi ci sono la tartaruga del deserto e lo scricciolo dei cactus. Molti, come il citello, sono attivi solo nelle ore più fresche del giorno e si ritirano poi nelle loro tane per evitare il caldo più intenso. I rettili, come il boa della California, si sono particolarmente adattati alla vita nel deserto. La loro pelle a scaglie li aiuta a non disperdere l'umidità preziosa. Il Rhinoceilus è innocuo, ma la sua colorazione scoraggia i predatori quando va a caccia di lucertole tra le rocce. Il serpente a sonagli è certamente molto velenoso. Il suo veleno serve a uccidere i roditori e gli altri piccoli mammiferi di cui è predatore. Accanto al serpente a sonagli, nel deserto vive una delle due specie esistenti di lucertole velenose. È un rettile primitivo, dal corpo robusto e in movimenti lenti, ma la sua colorazione non lascia dubbi. Si tratta del mostro di Gila. Lungo una sessantina di centimetri, il mostro di Gila, o Eloderma sospetto, è la più grande lucertola degli Stati Uniti. Ha un capo grosso e forte, con occhi piuttosto piccoli. La coda è usata come deposito di grasso in tempi di abbondanza e, a differenza di quanto accade per molte altre lucertole, non può essere abbandonata di fronte a un pericolo incombente. Ha unghie forti e affilate, adatte non ad arrampicarsi ma a scavare nel suolo desertico inaridito dal sole. Come in molti rettili, la lingua del mostro di Gila è bifida e molto sensibile. Viene usata per scovare le cose essenziali alla sopravvivenza, un compagno per la riproduzione, cibo, acqua. L'acqua è molto importante per il mostro di Gila perché la pelle di questo rettile è poco adatta alla vita nel deserto. In effetti perde acqua come un colino. Ogni volta che trova l'acqua, la lucertola beve avidamente assorbendola come una spugna attraverso la pelle. Il cranio della lucertola presenta una serie di grandi denti aguzzi. Nel mostro di Gila, a differenza che nei serpenti, le ghiandole del veleno sono nella mascella inferiore e il veleno passa lungo scanalature dai denti direttamente nella ferita. Anche il cranio è coperto di placche ossee, chiamate osteodermi, che gli garantiscono una forza e una protezione ancora maggiori. Ma il veleno del mostro di Gila non sembra essersi sviluppato per uccidere le prede. Per fare questo gli bastano le mascelle e i denti. È un veleno che provoca un dolore intenso e immediato, ma che raramente è fatale all'uomo. E sembra che sia un efficace dispositivo antipredatori per gli animali che non riconoscono la colorazione di avvertimento di questa lucertola. Le prede del mostro di Gila sono essenzialmente rettili e piccoli mammiferi. In questo caso, la sfortunata vittima è uno Cnemidophorus. Lo Cnemidophorus tenta di fuggire amputandosi volontariamente la coda, ma il veleno ha già fatto effetto e lo uccide nel giro di pochi minuti. Prima la coda e poi il corpo vengono inghiottiti interi. Quando il mostro di Gila è stato descritto per la prima volta, verso la metà del secolo scorso, nessuno sapeva con esattezza se fosse velenoso o no. Così gli fu dato il nome scientifico di Eloderma suspectum. Quando si decise che era velenoso, per molti anni circolò l'erronea convinzione che il suo veleno fosse la conseguenza della mancanza di ano,
come se tutte le escrezioni tossiche del sistema digerente dovessero essere espulse attraverso la bocca. Naturalmente era una sciocchezza, ma a quel tempo ben pochi avevano il coraggio di esaminare queste creature troppo da vicino. Il mostro di Gila non è un animale agile e tra i mammiferi preferisce come prede i piccoli ancora nel nido. Qui sono i piccoli di Neotoma. Ma il cibo preferito di questa lucertola, e il più facile da procurarsi, sono le uova. Che vengono sempre ingoiate con tanto di guscio. La tarda primavera e gli inizi dell'estate sono un periodo di grande attività nel deserto del Sonora. Le temperature salgono sensibilmente, stimolando una maggiore attività tra la fauna selvatica. Le piante sono ancora verdi e in fiore prima che la lunga estate calda ne secchi le foglie, facendole diventare fragili e di una colorazione marrone. Le farfalle approfittano della riserva di nettare dei fiori che non sarà lì per molto. La mattina presto e nel tardo pomeriggio la tartaruga del deserto lascia la sua tana fresca e profonda per nutrirsi. Mangia qualsiasi essenza vegetale incontri sulla sua strada. Persino i germogli più secchi le danno sufficiente nutrimento. Ma resiste ben poco al sole e dopo qualche minuto si dirige verso l'ombra più vicina. Anche il citello evita il caldo intenso e si comporta come la tartaruga del deserto. Raramente si avventura lontano dalla sua tana in cerca di semi e insetti. Sparvieri, coyote, linci rosse e molti altri animali si nutrono di citelli. Lo scricciolo dei cactus sceglie sempre le collocazioni più spinose per il suo nido. Un'opunzia è l'ideale. Pochi predatori potrebbero raggiungere il nido quassù e le uova sono certamente al sicuro dal mostro di Gila. È a tarda primavera che queste lucertole velenose vengono fuori dalle loro tane sotterranee, dove hanno trascorso i più freddi mesi invernali. Per mesi hanno vissuto delle loro riserve corporee e adesso sono magre e deperite.
Un mostro di gila adulto ha pochissimi nemici naturali, ma all'inizio dell'anno molti esemplari strisciano sulle strade e autostrade per scaldarsi più rapidamente sulla superficie asfaltata. Un'abitudine che spesso si rivela fatale. E adesso, quando i rettili sono più attivi e hanno cominciato ad accumulare le riserve di grasso, che avviene l'accoppiamento. Il maschio, i due sessi sono praticamente indistinguibili, sta sulla femmina tenendole gli arti superiori sul dorso. Durante la copula, che può durare anche un'ora, sfrega di tanto in tanto il mento contro il dorso della femmina. Qualche settimana dopo, la femmina deporrà da 2 a 10 grandi uova bianche in una camera sotterranea. Ci vogliono una decina di mesi perché le uova si schiudano e la comparsa dei piccoli coincide con le condizioni più favorevoli della primavera. Il mostro di Gila in realtà ha sviluppato uno scarso adattamento alla vita nel deserto e sopravvive qui nel Sonora solo in virtù delle piogge estive. Il suo parente più stretto, l'unica altra lucertola velenosa al mondo, vive più a sud, nell'umido delle foreste e delle praterie messicane subtropicali. È stato probabilmente in queste condizioni che si sono evoluti gli eloderma e questo spiegherebbe la permeabilità della pelle del mostro di Gila, così poco adatta alla vita nel deserto. Qui le stagioni sono regolate dalla piovosità e non dalla temperatura e la fauna selvatica è più esotica. Una ani dal becco solcato nutre i suoi piccoli. Appartiene alla famiglia del cuculo, ma non affida l'allevamento dei suoi piccoli ad altre specie di uccelli. Oggi il menù prevede cavallette e, nonostante le sue dimensioni, l'insetto viene ingoiato senza difficoltà dal piccolo. Sotto di loro, un paio di tamandua sono occupati a spaccare un nido di termiti. Questi mangiatori di formiche trascorrono gran parte del tempo sugli alberi, scendendo solo per cercare formicai e termitai, che poi rompono con i forti artigli. Un serpente frustino verde scivola quasi inosservato tra i rami. La mimetizzazione è molto efficace. Il suo corpo può raggiungere 1,20 m di lunghezza, anche se non è più spesso di una penna. Ondeggia persino come i rami, che imita per non essere visto dalle lucertole sue prede. Ma questa lucertola non è prevista nel suo menù. L'eloderma orrido raggiunge i 90 cm di lunghezza ed è molto più grande del suo cugino del Sonora. La parte più lunga, tuttavia, è la coda che non svolge un ruolo importante nell'accumulo e immagazzinamento di grasso. L'eloderma orrido è di colore estremamente variabile. Questo qui è di un marrone uniforme con qualche chiazza giallastra che basta a convincere qualsiasi predatore che è una creatura da cui è meglio stare alla larga. A parte il colore e la coda, queste lucertole sono quasi identiche ai mostri di Gila,
Anche loro hanno un veleno che provoca un dolore intenso e immediato, cosa già nota quando furono descritti per la prima volta. Questa specie di eloderma è noto agli studiosi come Eloderma horridum. In alcune parti del Messico, gli uomini si mettono ancora alla prova infilando la mano nella bocca aperta di un eloderma orrido, altrimenti detto El Scorpion. Di solito lo fanno dopo aver bevuto una grande quantità di tequila. Le morti dovute al morso della lucertola generalmente avvengono nel corso di queste gare. Mentre alcuni messicani erano occupati a verificare la loro virilità, altri studiavano gli animali selvatici del proprio paese. Nel 1950, l'eloderma orrido è stato scoperto sulla cima di un vulcano spento nel Chiapas, una delle province più meridionali e tropicali del paese. La cosa che è sembrata più strana è che erano completamente neri. La varietà nera vive solo in due o tre zone di questa parte del Messico. A parte il colore, queste lucertole differiscono dalla razza normale per la corporatura robusta e per il fatto che entrano regolarmente nell'acqua. Potrà sembrare strano, ma alla nascita queste lucertole sono dello stesso colore e presentano gli stessi disegni del tipo normale. Crescendo poi si scuriscono e quando raggiungono la piena maturità a 6 o 7 anni divengono completamente nere. Un'altra differenza è che mentre tutti i suoi parenti generalmente conducono una vita più o meno solitaria, l'eloderma orrido nero spesso vive in piccoli gruppi. Il perché sia totalmente nero resta un mistero, ma è interessante notare che molte popolazioni di lucertole altrove nel mondo, separate dal resto della popolazione di appartenenza, sono spesso nere o melaniche. Allo stesso modo, l'eloderma orrido nero in cima al suo cratere vulcanico è stato isolato dal resto della popolazione di colore più chiaro. Anche questo eloderma va ghiotto di uova come il cugino del deserto. Le ingoia in una sola volta, senza neppure rompere il guscio.
La coritofane o iguana crestata fa di tutto perché le sue uova non siano scoperte e mangiate. L'eloderma nero di solito vive in un labirinto di gallerie e di caverne che scavano con le loro poderose zampe tra le radici degli alberi. Quando non sono attivi, le loro tane sono riconoscibili dalle parti di pelle abbandonata. E dalle tracce lasciate dalle loro code. In questa regione del Messico, dove gli adulti non hanno predatori conosciuti, queste lucertole dai movimenti lenti possono raggiungere i 20 o addirittura 30 anni di età. Ma oggi c'è una minaccia che può persino raggiungere la lucertola all'interno della sua tana. Si sta ripulendo il cratere, come gran parte della campagna circostante, per creare terreno coltivabile. E la lucertola non rischia solo di perdere il suo habitat, ma deve anche affrontare una minaccia fisica più diretta. La boscaglia che brucia invade le tane di un fumo denso e soffocante e molti rettili muoiono per asfissia. Quelli che sopravvivono riemergono in superficie in un mondo ostile, senza riparo né cibo. Quando il dinosauro scomparve dalla faccia della Terra, l'eloderma era già felicemente insediato nel suo ambiente subtropicale. Ora, a quanto pare, grazie all'intervento dell'uomo, una delle lucertole più straordinarie del mondo dovrà seguire il destino del suo gigantesco cugino ed estinguersi.